una stagione sull'orlo di una crisi di nervi, perché è continuato il processo di riorganizzazione del sistema bancario per la crisi di alcune importanti banche, soprattutto in Toscana. Sono andati avanti i processi connessi alle innovazioni tecnologiche e alla digitalizzazione, e noi abbiamo continuato a perdere migliaia di addetti e soprattutto abbiamo assistito alla chiusura di centinaia di sportelli, con i problemi annessi e connessi soprattutto per i territori più disagiati, quelli che spesso non hanno più nemmeno un bancomat nel loro comune, parliamo delle realtà appunto periferiche, per lo più abitate anche da persone anziane. AAA Cercasi Banca. Bentornati a questo nuovo appuntamento con Voci del Lavoro, la trasmissione di informazione sindacale realizzata da Toscana TV con la CGIL di Prato. Come avete intuito, parliamo di banche, delle molte spine per Prato e la Toscana, al centro di forti processi di ristrutturazione. Questo processo produce problemi anche per il lavoro, perché i lavoratori continuano a subire sempre più pressioni per fare budget e anche sono soggetti a maggiore mobilità, perché ogni filiale che chiudi, questo porta con sé lo spostamento delle persone. Ma anche la presenza del credito si è ridotta nell'economia regionale. Per quello che riguarda la crisi, diciamo, e il contributo del nostro sistema bancario al finanziamento delle famiglie e delle attività economiche, la Toscana continua a essere oggi con oltre 7 miliardi di finanziamenti all'economia da parte delle banche nella nostra regione rispetto al 2014, e addirittura ancora 21 miliardi al di sotto di quelli che erano i finanziamenti erogati nel 2011, durante la fase più, prima della fase più forte della crisi. Nonostante le banche, come le semestrali di questo 2018 hanno indicato, abbiano ripreso a fare profitti, in realtà l'intervento a sostegno dell'economia e delle famiglie è ancora molto al di sotto di qualche anno fa. Più salario, meno orario ai tempi del digitale. È anche per questo che il sindacato si accinge ad affrontare il prossimo rinnovo contrattuale con una piattaforma che chiede più salario e la riduzione dell'orario di lavoro per far fronte a quella che è la vera sfida per i lavoratori del credito, la sempre più spinta automazione. Un anno e mezzo fa l'acquisto di Popolare di Vicenza e Veneto Banca da parte di Intesa San Paolo, qualche chiusura di filiale come a Prato, ma fin qui tutto sommato un passaggio soft. Maggiori nubi potrebbero venire dall'incorporazione degli sportelli Cari Firenze, che potrebbero comportare l'intervento dell'antitrust e chiusure di sedi. Ci aspettiamo chiusure grosse nei prossimi mesi, perché col nuovo piano industriale ci sarà l'accorpamento di CR Firenze con Intesa San Paolo, quindi su Prato le filiali CR Firenze e Intesa San Paolo diventeranno tutte Intesa. Ecco, ci aspettiamo delle chiusure importanti. Ma la vera sfida per il sindacato e per i bancari è quella tecnologica. Questa è la grande sfida dei prossimi anni, cioè la digitalizzazione rischia, anzi sta diminuendo l'importanza del lavoratore bancario, quindi il ruolo del lavoratore bancario va ripensato, più consulente, più tecnico, più una banca di servizio, una copertura a 360 gradi delle esigenze del cliente, sapendo che una buona parte dei servizi più a contenuto più manuale li può fare da solo. I numeri parlano chiaro. In Italia sono attivi 25,6 milioni di collegamenti home banking. Nella sola Toscana i contratti web sono 1,6 milioni. Ed è già in uso una nuova generazione di bancomat che consente di eseguire buona parte delle operazioni tradizionalmente svolte con l'intervento di un operatore. Inutile dire che l'avanzare dell'automazione si riverbera sull'occupazione. Anziché espellere lavoratori relativamente giovani, si possa fare un grande piano, come stiamo già cercando di fare con gli accordi nazionali con ABI, per riqualificare il personale che oggi è addetto a mansioni che saranno superate. Banca, nuovo modello ai tempi della finanza. E qui veniamo alle note dolenti, un modello di fare banca che privilegia la produttività finanziaria rispetto alla concessione del credito. Pochi o nessuno immagina che i bancari sono tra i lavoratori più stressati, eppure una ricerca effettuata dalla Fisac CGIL di Pisa tra i dipendenti di istituti di credito nazionali e locali ha rilevato il massiccio ricorso ai psicofarmaci, uno su quattro dipendenti. La ragione è l'elevata condizione di disagio a causa delle continue pressioni per il raggiungimento degli obiettivi di budget.
le banche stanno cambiando in maniera radicale. Noi ci andiamo come CGL cercando di portare la nostra idea di banca. Non sarà facile perché le aziende seguono logiche ben diverse. La preoccupazione nostra come sindacato è di conciliare una qualità di vita e di lavoro dipendenti del credito col nuovo sistema di fare banca. Vendere, vendere, vendere. Vendere i prodotti finanziari anche senza nessuna pianificazione, perché l'obiettivo principale è aumentare i margini di profitto. È il solo principale messaggio che arriva ai dipendenti che sono sottoposti a continue pressioni. Pressioni che, come attestano testimonianze raccolte da voci del lavoro, intervengono quotidianamente a ritmo continuo, filiale per filiale, appena seduti al proprio posto di lavoro con telefonate, mail, WhatsApp. Condizioni di lavoro non proprio invidiabili. Noi crediamo che le banche debbano riscoprire anche un profilo sociale previsto anche dalla Carta Costituzionale. Nel congresso rilanceremo una serie di nostre proposte che da anni abbiamo sul tavolo e che sono state messe un po' da parte per l'avvitamento drammatico della crisi, ma visto appunto il quadro che è mutato, noi pensiamo che a partire dal prossimo contratto nazionale, per il quale si entrerà nel merito nei prossimi mesi, anche un diverso modo di relazione tra banche a livelli intermedi di direzione delle banche e lavoratori che oggi hanno subito uno stress pesantissimo debba essere al centro appunto di una diversa idea di fare banche. Anche noi diciamo di fare credito selettivo, il giusto, ma che riprenda a sostenere l'economia, altrimenti è difficile uscire da questo avvitamento della crisi che ci sta intorno. Si può fare banca in maniera etica, rispettando le regole interne e soprattutto segnalando ai propri rappresentanti sindacali quando le pressioni sono inaccettabili, perché chi fa pressioni e va oltre il limite di legge è un comportamento che va denunciato, perché non lo fa né nell'interesse del collega né del cliente, ma neanche dell'azienda, perché un'azienda che non rispetta le regole prima o poi ne dovrà pagare il prezzo con la clientela.